Battute a parte, un buon Verona, dai. Sì, sì, oggi insomma ero un po' stanchi, ieri abbiamo lavorato molto, però è sempre bello fare bene, mi ha fatto penso un'ora discreta e quindi abbiamo chiuso la prima fase di ritiro senza grossi intoppi, grossi infortuni, quindi credo che l'obiettivo più importante sia quello. Ecco, importante anche la ricerca delle punte, fatalità, le quattro reti sono arrivate da quattro attaccanti. Beh, le prime due siamo molto contenti, perché insomma Luca come ha iniziato lo scorso anno, anche quest'anno insomma è il primo, un giocatore per noi fondamentale, poi sono contento anche insomma delle reti di Rabucic e di Nenè, quindi indipendente dalle punte, insomma si vede, insomma, come diciamo anche un po' i colleghi, siamo un po' più avanti lo scorso anno dal punto di vista dell'espressione del gioco, quindi ne beneficiano le punte. Però in generale stiamo crescendo, siamo insomma ancora all'inizio insomma di questa preparazione, adesso andiamo nella seconda parte, però sono molto, molto soddisfatto. È sembrato un buon centrocampo ad esempio. Sì, sono contento, dicevo anche prima, di là che oggi mancava Emil, però Lazzaro un po' meno ha le caratteristiche di Roma, un giocatore che può strappare, può spaccare le difese, insomma ha ripartenze importanti, poi insomma Badini è un giocatore invece tecnico, con tempi di gioco. Beh, insomma, poi il Taxidi lo conoscevamo, anche se siamo ancora dei ritmi un po' lenti, però credo che abbia la velocità nel gioco, quindi lì, anche se ogni tanto così un po' si perde, è un po' lezioso, però insomma vede prima il gioco e quindi siamo contenti, si vede insomma che la squadra sa quello che dove muovere la palla. Hai dato spazio un po' a tutti i giovani, come stanno crescendo, Andrea? Ma no, stanno crescendo, pian pianino, insomma anche loro si stanno adeguando un po' ai ritmi di questa squadra senza chiedergli chissà che cosa, però siamo contenti, devono crescere con calma, con molta pazienza e così sta avvenendo. Beh, il gruppo è sano, il gruppo è solido, l'ha ricordato Agostini con queste magliette, no? Dedicate al fratello di Morris, dedicate anche a Morris. Sì, dedicate a Morris, sono stati bravissimi ragazzi, non me l'avevano neanche detto, quindi mi sono trovato questa maglietta di Super, quindi è dedicata a Vangelis che veramente ha fatto un qualcosa più grande di Superman. E poi insomma l'ha detto Agostini che credo al di là di quello che è il campo è sempre primo agli allenamenti, quindi è un gruppo che ha la base di giocatori non più giovani però importanti per questa squadra. Senti, ma sarà più facile vedere Mandorlini sulla panchina nazionale o Agostini il primo gol in Serie A? È più facile Agostini, anche se è molto molto dura. È dura perché con il portiere del Qatar, come sì, cantavano i tifosi, non ce l'ha fatta. Fuori, i tifosi ogni tanto tirano fuori. Ma Ago sta cercando il gol, magari quest'anno se è arrivato un altro giocatore, quindi ci sarà grande competizione, magari sarà la volta che con questa competizione molto alta riuscirà a trovare anche il gol. Cianturi, l'abbiamo visto in tribuna con la fasciatura a ginocchio sinistro, che problema ha? Sì, viene sempre un po' dall'infortunio vecchio, quindi ha dovuto riacutizzarsi di questa infiammazione, quindi oggi abbiamo preferito tenerlo fermo, adesso andiamo nella seconda parte, insomma ci saranno altre amichevoli, insomma anche di spessore più importante di questa, quindi mi auguro insomma che recuperi. Antonio Luna dovrebbe arrivare questa sera a Verona, nuovo innesto per la tua squadra? Sì, quello che dicevo prima, se viene a completare il reparto di esterno sinistro ci sarà grande competizione, perché Agostini credo che sia uno di quegli ossi che non molla, quindi e niente, è un giocatore importante e lo dovrà dimostrare in campo come lo dimostrano tutti gli altri. I tifosi chiedevano un attaccante che salta l'uomo, c'era anche un coro a fine gara, non so se l'hai sentito. Ma noi ne abbiamo gli attaccanti che saltano gli uomini, Guanit, tanti, Bosco lo vedo molto molto bene, poi anche se non lo saltiamo abbiamo lì l'Ariete davanti, quindi le soluzioni davanti non mancano, però insomma al di là di questo è una squadra che sta crescendo e ripeto, non abbiamo avuto grossi intoppi, quindi questa è la vittoria.